Il Rex Lab, dopo la magnifica esperienza del primo anno di attività che si concluderà ad ottobre, raddoppia e inserisce per il secondo anno altre attività. In particolare verrà inserito un nuovo progetto dedicato al supporto psicologico dei giovani rugbisti, di allenatori e tecnici. Intanto sono stati presentati i risultati del Rex Lab del primo anno. È un centro sperimentale nato in seno alla Rugby Experience del presidente Marco Molina, nato per mettere a disposizione dei bambini e degli adolescenti un centro di formazione dedicato all'integrazione tra sport, scuola e benessere fisico e psicologico. Responsabile del progetto, la dottoressa Federica Aielli. Un progetto che ha 3 anni di Rex Lab. Il primo anno l'abbiamo dedicato in modo particolare ai problemi dell'alimentazione e ai disturbi posturali. Al nostro fianco abbiamo avuto l'onore di avere con noi l'università e l'ASL in modo particolare, che ci hanno aiutato su tutta la parte dello screening dei ragazzi per vedere se c'erano problemi di alimentazione, se c'erano problemi di sovrappeso, già di obesità o a rischi di andare incontro a situazioni di questo tipo, e anche tutto il problema dei disturbi posturali, non soltanto legati ai traumi del rugby, ma anche legati alle posture scorrette che assumono durante la scuola oppure anche a casa. Il progetto verrà ulteriormente ampliato quest'anno, vengono ripresi i temi dello scorso anno, quindi dell'alimentazione e dei problemi posturali, e viene introdotto il nuovo pezzettino di Rex Lab, che è il benessere psicologico. Quest'anno lo svilupperemo in collaborazione con gli psicologi del consultorio e andremo ad aiutare non soltanto i nostri ragazzi, ma in realtà anche il nostro staff. Faremo incontri con lo staff tecnico, con gli accompagnatori, per insegnare o migliorare le loro capacità di collaborare, di accogliere e parlare i ragazzi dall'under 6 all'under 16. Faremo incontri con i genitori, che devono essere al nostro fianco nella crescita dei loro ragazzi, proprio per migliorare la collaborazione con lo staff tecnico. Il quadro che viene fuori dalla fotografia scattata permetterà allo staff di intervenire al meglio. Si è notata infatti la necessità di migliorare. Non tutti gli atleti, ad esempio, seguono un'alimentazione corretta. Quello che abbiamo scattato è che i nostri ragazzi, che sono sicuramente un gruppo un po' particolare, perché sono quelli che fanno sport ad esempio, quindi loro sono impegnati 4 giorni a settimana sul campo da rugby, l'alimentazione non è così corretta, non sono così precisi nel cosa mangiare e quando mangiare. Le difficoltà che hanno soprattutto i genitori è conciliare scuola, alimentazione e allenamenti, quindi sicuramente è un percorso che facciamo e che dobbiamo fare con loro. Abbiamo già fatto con il professor Farello, che è un ricercatore universitario di pediatria, degli incontri con i genitori per dirgli loro come migliorare l'alimentazione dei giocatori, come migliorarli anche prima degli allenamenti, prima delle gare, cosa fare dopo queste situazioni. Il progetto triennale vede la collaborazione di università, ASL e altri partner. Nel primo anno ben 230 ragazzi dall'Under 6 all'Under 16 hanno partecipato, 6 le borse di studio concesse grazie al sostegno dell'Associazione di Pubblica Assistenza di Montereale, rappresentata dalla dottoressa Maria Luisa Ianni. Per la prossima stagione ne saranno date altrettante. Il presidente Molina ha voluto sottolineare anche il gesto, il grande gesto, di un papà. Una famiglia che ha rimesso a disposizione la sua borsa di studio a favore di un altro papà rimasto senza lavoro. È questo in fondo il vero spirito del rugby.